Ciao a tutti e benvenuti in un altro video sui dettagli e stranezze nei videogiochi di Dragon Ball. Mi raccomando, lasciate ora un poderoso like e iscrivetevi al canale, che siamo vicinissimi ai 5.000 iscritti. Così facendo mi supporterete a gratis. Detto questo, possiamo partire. Il Kaioken è una mossa onnipresente in quasi tutti i giochi di Dragon Ball e molto spesso dava anche degli handicap come la perdita dell'aura in maniera molto rapida oppure la perdita di vita. Ma sapevate che in Dragon Ball Raging Blast 2 era possibile aumentare l'utilizzo del Kaioken? Infatti, esattamente come nell'anime, si poteva, come dire, aumentare di grado questa tecnica e ovviamente aumentare il danno in maniera esponenziale. Tutto questo ovviamente ad un costo maggiore di energie. Ma oltre ad aumentare gli attacchi base di Goku, aumenterà di molto i danni del Rush Attack di Kaioken. In un precedente video abbiamo visto come nel moveset di Cooler è presente la spada di Sauzer. Questo personaggio non è apparso mai in nessun gioco di Dragon Ball. O forse sì. Infatti ce n'è uno, ma adesso non mi viene il nome. Magari voi lo sapete. Se sì, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma tornando a noi, la spada Sauzer fa la sua comparsa anche in un gioco di Dragon Ball abbastanza recente, Xenoverse 2. Infatti è possibile sbloccare questa mossa tramite una missione parallela per il nostro patroller. Ma sapevate che in questo gioco esiste un personaggio diverso da Cooler che possiede questa tecnica? Ovviamente parlo di Geese. Sì, esatto, non si sa per quale ragione. Forse si tratta di un easter egg data la somiglianza con Sauzer e gli hanno messo questa mossa. Insomma, fatemi sapere la vostra nei commenti. In Dragon Ball Budokai 3 sono presenti un sacco di storie alternative per i vari personaggi, come Broly. Infatti, esplorando una delle aree della mappa, possiamo trovare la casa di Goku. Selezionandola ci troveremo davanti Kiki. E in quel momento mi sono immaginato davvero cose brutte. Ma alla fine Broly si limiterà ad urlare il nome di Kakarot. Ma molto forte, ma talmente forte che Kiki gli intima di smettere di urlare davanti casa sua e gli molla un ceffone. Dopo il quale Broly si imbestialisce e succede questo. Terminando con un discorso pieno di significato. In Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 è presente una meccanica che permette ai personaggi di spostarsi molto velocemente. Infatti premendo la levetta di movimento più il tasto X era possibile far oscillare il personaggio verso una direzione. Testandolo un po' su tutti i personaggi mi sono accorto che non tutti hanno le stesse animazioni. E quella di Guldo è la più strana, infatti lui si limita a fare una corsetta. Ma che cazzo... E parlando di animazioni strane... Molto spesso nell'anime di Dragon Ball le trasformazioni avvenivano in maniera più lenta, accompagnandosi con urla disumane e momenti epici, ma alcune volte i personaggi non perdevano tempo e si trasformavano istantaneamente. Questa cosa viene presa anche in Dragon Ball Raging Blast. Infatti se dovessimo trasformarci in Super Saiyan per poi tornare alla forma normale, se dovessimo riselezionare la forma che avevamo in precedenza, ecco che la trasformazione avveniva in maniera istantanea, senza alcuna animazione. Nei Budokai Tenkaichi non si sa per quale ragione, ma i personaggi di Dragon Ball GT sono quelli più glitchati. Infatti su Tenkaichi 2 se dovessimo selezionare la lingua inglese e vincere uno scontro con Goku Super Saiyan 4, Goku parlerà comunque in giapponese. Ma non finisce qua. Infatti molti personaggi della serie GT hanno una sorta di problema, come in Tenkaichi 3 con Goku bambino che per qualche problema non ha dialoghi, non emette suoni di dolore, oppure non pronuncia nessuna tecnica. Niente, è sordo muto. Oppure Baby Vegeta che dice Big Bang Attack quando si tratta di un Final Flash.
Parlando sempre di Dragon Ball GT, nel primo Budokai Tenkaichi l'attacco Kamehameha per 10 di Goku Super Saiyan 4 è di colore blu, colore che di solito dovrebbe essere di colore rosso, ma in realtà potrebbe trattarsi di un easter egg della prima Kamehameha. Infatti, se non ricordo male, durante la serie prima era proprio di colore blu, per poi cambiare colore in rosso durante la saga di Super CDA7. Preparatevi a scomparire per sempre! Onda energetica forza G! Come sempre, fatemi sapere la vostra nei commenti. E niente, questo è tutto ragazzoli. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare like. Ciao belli! This is great. I'm so excited! All right, here goes! How was it? I'm stronger this time!